avevo già accennato telefonicamente a proposito di quell'immagine trascendentale che più volte mi è apparsa in sogno. Quante volte avrò chiamato? 7, 8, 10 volte? Si ricorda, ne abbiamo già parlato. E ho pensato che farlo di persona, cioè che parlarne di persona, sarebbe stato decisamente più creativo quanto completo. E insomma, avere un vostro parere personale so che mi sarebbe di grandissimo aiuto. Sono ormai ossessivamente 2 settimane che ci penso e in questo lungo periodo ho ben compreso di quanto il cosmo sia in perfetto allineamento con il karma individuale del mio alter ego di carne e di sangue. E sono più che convinta che sia giunto il momento di farlo. Ma, come dice il buon Fittipaldi, ne voglio uno che stia bene con tutto. Quindi niente, e dico niente, cose oscene color carne, ma semplicemente qualcosa che ne evidenzi la forma imprescindibile quanto perfetta di questo destino. Sì, decisamente penso che un infinito proprio qui sarebbe alquanto longevo e duraturo negli occhi. Che tatuatori della c***a. Neanche gli avesse chiesto di fargli un piercing vicino al più sacro dei suoi buchi. Ehi, simpatia, è il tuo turno. Arrivo, dolcezza. Ma che cazzo succede? Invertebrati, è un miracolo che la razza umana sia sopravvissuta. Perdite, perdite, perdite ovunque. Che cazzo dici, infetta? Mannaggia.